Buonasera amici, eccoci qui di nuovo in questa serata e sera. Stasera facciamo una ricetta eccezionale, una cosa che stasera la cominciamo e domattina finisce. Che cos'è questo? Questa è una rivoluzione nel canale di Vinci Cook. Adesso stasera vi svelerò dei segreti che ne conosce nessuno. Grandi chef, lasciamo perdere qua. Allora, questa sera che cosa faremo? Questa praticamente faremo un pane senza glutine con il grano saraceno, però cosa c'è di buono? Che non contiene glutine, quindi tutte le persone che sono un po' allergiche al glutine o soffrono in maniera più, diciamo, più importante, questo pane è eccezionale per tutti loro, ma è talmente buono che è buono pure per noi, per cui io me lo sono fatto e quando viene fuori croccante, profumatissimo, è un pane eccezionale e praticamente non pretende neanche il lievito. Qual è il problema del grano saraceno? Che chiaramente non lievita, non fa una grossa lievitazione, quindi anzi tutt'al più fa una fermentazione e di solito qualcuno ci aggiunge del lievito, il lievito di birra o il lievito di qualsiasi altra cosa, sperando che salga. Il pane saraceno non sale, fatto col grano saraceno non sale, però una spinta di fermentazione, attenzione, fermentazione, non lievitazione, perché non avrete mai il pane gonfio con le bollone, ma semplicemente con la fermentazione. Questa sera lo proveremo con questa innovazione, vecchissima come idea, però praticamente non la usa nessuno. Allora, questa, signori miei, è l'acqua fermentata. Oddio, che è l'acqua fermentata? No, io non la faccio, due cavolate, acqua e la mela, non c'è nient'altro, acqua, mela e zucchero. Dopo vi spiego come si fa. Praticamente con questo aiuto, che è un'acqua fermentata, aiuteremo il pane fatto col grano saraceno ad avere una fermentazione abbastanza importante, per cui nel giro di 8, 10, 12 ore, quindi stasera, domani mattina è pronto, riusciremo a fare questo pane profumatissimo. Ci vuole pochissimo, non ci vuole niente, non bisogna manco impastare, manco se sporchiamo le mani, per cui seguitemi perché è una ricetta facilissima, ma non avete idea di che pane uscirà fuori domani mattina. Farina di grano saraceno, mezzo chilo di farina grano saraceno, ci vorrà un po' di sale, un pizzico di sale, ma un cucchiaino raso di sale e dell'acqua. Adesso la ricetta potrebbe recitare come 400 g di acqua normale, si mescola e poi alla fine si mette a riposare fino a domani mattina. Qual è il segreto? È di usare questa bellissima acqua fermentata. La potete preparare facilmente dentro casa e la potete usare al posto del lievito. Qual è, diciamo, lo scopo? È di evitare tutti i lieviti, il lievito madre, che è un po' complicato da gestirlo. Questo è semplicemente mezzo litro di acqua con 2,5 circa, quindi una mela abbastanza grande. Mi raccomando, o lavate benissimo oppure la sbucciate, la tagliate a fettine piccolissime, come vedete, oppure a tocchetti, come vi pare, la mettete nell'acqua, ci mettete dentro o 25 g di zucchero o l'equivalente comunque in miele. Lo lasciate in un contenitore per 5 giorni, semplicemente 5 giorni, al caldo, in un posto abbastanza caldo, ma nel senso dei 20-25 gradi al massimo, insomma, e ogni mattina e ogni sera lo aprite e fate uscire i gas che sprigiona la fermentazione. Quando è pronto? Chiaramente dopo 5 giorni, oppure vi accorgete che comunque è pronto quando le mele, insomma la frutta che c'è dentro, si possono fare anche con altri frutti, pere, uva, e dopo 5 giorni l'acqua è pronta per essere usata al posto del lievito. Cosa deve fare? Cosa dovete fare però? Praticamente, se la ricetta vi dice 400 g di acqua, ci mettete 400 g di questa acqua fermentata, quindi l'equivalente del fabbisogno della ricetta per farci il pane lo usate mediante usando l'acqua fermentata. Quindi in questo caso noi metteremo 500 g di farina di grano saraceno e circa 4,50 di acqua fermentata. Dicevo, l'acqua fermentata dopo 5 giorni è pronta, quindi può essere mantenuta in frigorifero per 7 giorni, ma se in 7 giorni non rifate nuovamente, praticamente non la usate, la potete rialimentare, quindi ridare un po'
di forza a quest'acqua, ne prendete 100 e ci rimettete 400 grammi di acqua nuova più un'altra mela, 250 di mela e 20 grammi di zucchero. Quindi 5 giorni per farla, la usate e va bene. Se non la usate, ne prendete 100 ml più 400 di acqua normale nuova, ci rimettete dentro una mela a pezzettini, 20 grammi di zucchero o di miele e dopo 2 giorni l'acqua è pronta per essere usata nuovamente e così via ogni volta. Quindi dopo 2 giorni l'acqua è ripronta, perfetto, togliete le mele e la rimettete in frigo. 7 giorni, se non la usate, riprendete dopo un po' 100 ml, buttate tutto il resto se volete, se non la usate, rimettete 400 di acqua, quindi ce li avete 500 di acqua e una mela dentro, 20 grammi di zucchero e nuovamente ci avete sempre il miele e il lievito a portata di mano. Quindi se volete, per decorare il pane prima di cuocerlo, ci stendete sopra dei semi. Quali semi? Tutti quelli che volete, quelli del pappagallo, quelli, i semi di lino, i semi, questi qua praticamente, ecco qua, semi per panificazione, oppure i semi di chia, quello che volete, e praticamente servono per decorazione sopra. Se ce li mettete, sono più buoni perché si abbruscano quando lo cuociamo. Se non ce li mettete, è uguale, perché tanto il pane è buono lo stesso. Vincibook vi dà la garanzia di prodotti eccezionali e soprattutto naturali, la nostra acqua fermentata. Quindi in questo momento io ho finito i 5 giorni, a questo punto la passo, la filtro dalla frutta e ho il prodotto pulito integro. Il profumo di questa acqua fermentata è eccezionale, profuma chiaramente di frutta, ma non è che poi saprete il pane alla frutta. Questi fermenti serviranno ad aiutare la fermentazione dello stesso pane. Allora, abbiamo qui i nostri 450 grammi di acqua e li andiamo a mescolare direttamente nella farina senza impastare, senza fare niente. La mettiamo insieme oppure piano piano, un po' alla volta, e dobbiamo soltanto girare. Chiaramente, siccome è una spinta, serve da spinta per dare un incentivo alla fermentazione, quindi per farla ancora più veloce mettiamo quest'acqua, ma se magari ne avete un po' di meno, mettete comunque un pochettino di acqua normale, va bene uguale. L'impasto deve essere quasi una crema. Come dico sempre, io la vostra farina, quella che avrete comprato, non la conosco, quindi è possibile che ci sia una farina che viene molto liquida, che gli basta quest'acqua. Altre farine assorbono di più e quindi magari hanno bisogno di un po' più acqua. Aggiungetela fino a quando avete una consistenza tipo un purè. Vedete? Più o meno l'impasto è pronto. Vedete la consistenza? Quando siete arrivati a questo risultato, sono passati 7 minuti, quindi che volete di più? Fare un pane in 7 minuti? Dovete trovare un contenitore. Quale contenitore? Se vi piace il contenitore del Pan Carré, potete usare quello. Vi consiglio chiaramente di usare un contenitore magari lungo, per cui dopo, tipo questo. Adagiate tutto il composto all'interno e lo lasciate riposare tutta la notte. Domattina vediamo che cosa è successo e lo dovrete coprire. Chiaramente prima ho messo un pizzico di sale, mi sono scordato a farlo vedere. Comunque ho messo nell'impasto un po' di sale, un cucchiaino raso, ma se non ce la mettete è uguale, perché il pane comunque è abbastanza saporito anche senza sale. Ecco qua, andiamo a riempire il nostro contenitore. Dopo che l'avete inserito, con una magari leccarda, come volete voi, o con appunto un qualcosa, con un gel, gli date una aggiustata, però non è determinante. Tanto non pensate domattina di vederlo crescere, perché non ci sarà la ricrescita. A questo punto, se li avete, ci potete aggiungere dei semi. Siccome però la cosa più che mi innervosisce quando taglio i pani di questo genere, che quando tagli i semi vanno tutti per terra e poi uno deve andare lì a mangiarseli così,
gli ridate una giustatina, è meglio una, come se ci aveste una cazzuola del muratore, gli date una giustatina in modo che i semi entrino un po' in profondità e quindi poi non si vadano a staccare ogni volta che tagliate una fetta, vedete? Ci abbiamo messo un quarto d'ora per fare il pane, non mi sono manco sporcato le mani, quindi che volete più? Qua le ricette di Vinci Cook sono una meglio dell'altra. A questo punto il nostro pane è pronto, eccolo qui, guardate che bello. Lo copriamo, non ermeticamente, non c'è problema perché tanto non è che sprigiona tanti gas, però lo coprite, lo lasciate a temperatura ambiente, non nel frigorifero, quindi 20-25 gradi insomma più o meno, e domani mattina sarà pronto per essere messo al fuoco, al forno. Il forno, ve lo ricordo adesso, comunque ve lo dirò anche domattina, 180 gradi, circa 40 minuti, come al solito circa 40 minuti, 35-45, dipende un po', vi dovete dare uno sguardo. Vado a dormire, se vediamo domani mattina lo cuociamo e lo assaggiamo e vediamo che esce fuori, una bontà, ve lo dico io, sicuro. Mi chiamano sempre per sapere come si può fare, ecco qua, questo è il risultato. Buonanotte! Eccoci qua amici, allora è passata la nottata, abbiamo messo il nostro pane a riposare, eccolo qui, non è ricresciuto, ma lo sappiamo che non deve ricrescere, l'importante è che ci sia stata la fermentazione, quindi adesso è pronto e lo andiamo a mettere in forno statico, 180-200 gradi per una trentina, quarantina di minuti, va bene? Andiamo a metterlo e ci vediamo più tardi. Ecco qua amici, abbiamo tolto il nostro pane dal forno, è venuto un po' bassino ma il mio recipiente era un po' largo, quindi è venuto un po', piuttosto che venire in su è venuto in là. Comunque molto bello, croccante, chiaramente negli ultimi 10 minuti ho acceso il ventilato, quindi è venuto un po' bello abbrustolito sopra, andiamo a vedere com'è venuto. Il pane è profumatissimo, adesso proviamo a farne una fettina, ma è bollente. È buonissimo e caldissimo, è veramente buono ragazzi, provatelo, fatelo, fate degli esperimenti, ricordate che non verrà mai il pane grande, però ogni fettina qua pesa netto, per cui mi raccomando non ne mangiate tanto, sennò... Comunque, tornate a trovarmi, è stato un piacere stare con voi e ci vediamo per le prossime ricette. Un like, mi raccomando, se vi è piaciuto.